la linea e lo dai chiaramente in privato. Rientriamo nuovamente in studio per conto nostro, lo dai in regia. E, bene, nel frattempo Riccardo fornisce questo numero dove poterlo contattare. Io stavo vedendo appunto questo l'Agenzia del Territorio del Servizio Pubblicità Immobiliare. Si tratta di un mutuo, praticamente, giusto? Sì, una richiesta di mutuo. Una richiesta di mutuo, No, una richiesta, praticamente, un mutuo un concesso mutuo concesso. di 2 miliardi. Ci siamo? Cioè, stiamo aspettando un attimo che Riccardo Schicchi si ricolleghi appunto con noi perché c'era un problema di linea. Adesso lo Comunque contattiamo. contraddizioni ce ne sono tante, Sì, insomma, diciamo che la cosa mi infinite. colpisce, c'è cioè un mistero sicuramente che avvolge No, ma completamente, sì. ammanta proprio questa. Una vicenda. Pronto, ci siamo? Dovremmo esserci per riprendere, dato siamo anche quasi in chiusura. Questo qui è del sindaco di Lerma, che nega appunto che le spoglie di Mona siano lì, come è stato dichiarato dal figlio Simone. Bene, torniamo perché c'è effettivamente un mistero che ammanta un po' tutta la vicenda. Qui si parla, Riccardo, ci sei? Sì. Si parla di un mutuo proprio concesso di 2 miliardi di lire appunto a Pozzi Anna Rosa Moana Rosa, nata il 27-4-61 a Genova. Da E la data. parte del credito fondiario industriale, forse la data, porta la data del 26 giugno del 1995. Oddio mio. Registro particolare 81-17. Effettivamente, cioè, questi, ti ripeto, sono i due documenti che mi hanno colpito molto di più, a parte questo della dichiarazione del sindaco di Lerma che nega che le spoglie di Moana, le ceneri di Moana, si trovino nel cimitero appunto, del paese in questione. Però ecco, questo mutuo del 26-6-95 sembra quasi stare in un film di Dario Argento, effettivamente. Ma più che altro mi sembra di stare in un film dei Magnifici Ladri, cioè, perché secondo me i mutui si aprono anche con le persone decedute per prendere dei soldi. E come fai? Chi è che va a Questo prendere? sarebbe una cosa gravissima, Un effettivamente. notaio che è allora, falsario, allora. E Beh, sì, questo è un falso allora va bene, allora grave. andiamo a individuare. Ma come mai? Quando dico una cosa, io queste qui sono, i documenti miei sono tutti frutti di falsari, invece i documenti della famiglia sono tutti documenti inoppugnabili. Ma non credo che siano della famiglia, cioè la clinica di Lione sta lì. No, e beh, la clinica di Lione mica ha dato Moana Pozzi, Moana Rosa Pozzi morta, eh. Ha detto una certa Comunque Anna io Pozzi. vorrei abbandonare un attimo questo clima di un po' di battibecco, magari forse creare un clima un po' più collaborativo, infatti perché io poi tra l'altro sono sempre dalla parte di quella che potrebbe essere la verità, della tutela, insomma, ecco, dei più deboli, proprio in genere faccio mai il mio giornalismo a servizio del potere, ma sempre la parte della gente. In questo caso la parte debole effettivamente dovrebbe essere Moana, naturalmente che almeno in base ufficialmente risulterebbe morta, deceduta, morta forse è una parola un po' sbagliata. Però in base a questi documenti forse un atteggiamento più collaborativo sia da parte di Brunetto sia da parte di Riccardo, Sì, insomma, questi sono i documenti e penso che lui sia. dice che non sono veri. Io posso capire forse uno sbaglio effettivamente di data per quanto riguarda la No, denuncia di no, quale da quale smarrimento, sbaglio? però È che hanno effettivamente fatto le pentole senza il un attimo per coperchio. cortesia, Brunetto faccio un attimo. E poi invece il 26 giugno 95 effettivamente si parla di quasi un anno dopo, sono 9 mesi dopo qui. E questo se è un falso, sicuramente sono delle persone penalmente responsabili. Sì, anche se comunque un minimo di attenzione da parte di un organo che eroga mutui davanti a un nome così Certo, se popolare, non altro. d'altronde dopo la morte se ne è parlato talmente tanto che credo che sia stato veramente impossibile che nessuno si sia accorto che non fosse Moana chi ha richiesto il mutuo, insomma, anche questo mi sembra molto strano. Questo io, diciamo, giornalisticamente sono un po' addolorato, un po' dispiaciuto per il fatto di dover chiudere poi la puntata effettivamente con un mistero forse ancora più fitto in base a quello che mi ero. Perché io bene o male mi ero reso conto di una storia un po' ammantata da un mistero, insomma, piuttosto fitto, ma adesso con queste prove documentali che ti ripeto non avevo mai visto. Mi trovo in una posizione ancora più, diciamo, di dubbio, Enzo, sicuramente. E forse la ricerca della verità, forse è la cosa più importante, insomma, da parte di tutti, perché Penso veramente. di sì, E anche per forse no, smascherare. penso soprattutto per rispetto, forse Esatto, per smascherare tutti i furbetti.
Cubacchioni alla persona, insomma, in che ci stanno praticamente giocando intorno. Giocare sulla morte di una persona, tra le altre cose così bella e importante come Moana, è un fatto grave, e col tempo vengono fuori tutte le verità. Anche Riccardo, io adesso, tu sei un esperto del settore, però io dal di fuori penso che un personaggio come Moana sia un po' una mosca bianca, appunto, nel settore dell'erotico, erotismo. Io forse vedo qui a fianco la nostra Loredana Bontempi, che un po' giudico da un punto di vista forse culturale, ecco, soprattutto di io spiango Moana e quindi sono molto molto triste sentire tutto questo. Se un giorno Fantauzzi avrà ragione, lo ringrazierò, però per il momento sono molto scettico e penso che una persona, quantomeno ci devi ragionare sopra, no? Sì, ma magari io parlerò anche con Antonio e gli dirò: scusa, ma come hai accettato una richiesta di una persona che stava male, che non avresti dovuto comunque accettare? Perché se era lucida come l'ho sentita io, può darsi in un momento di sconforto abbia chiesto di farsi togliere la vita, ma non per questo doveva obbedire. Può anche darsi che ha obbedito anche all'idea di scappar via. Purtroppo non è così, ma potrebbe pure essere. Permetti magari che almeno ci sono delle grosse lacune. Le lacune, cioè, sono la tua onestà culturale, intellettuale, non può non esimerti da ragionare su questa cosa. Infatti, le lacune sono una grossa, sì, onestà intellettuale, Riccardo. Infatti, sì, infatti soprattutto le lacune sono causate da una famiglia moralista che si è sempre nascosta, che con questo meccanismo e questo gioco ha creato i misteri. Ma se tu sai meglio di me, per esempio, che al Comune di Roma hanno fatto delle corruzioni per far diventare Simone Conforti, farlo diventare Simone Pozzi, beh, qualcosa comincia già da lì, no? Diciamo che non era una famiglia del tutto tranquilla. Moana ne ha sofferto molto, e su questo bisogna stargli vicino. Speriamo che non, che si chiarisca tutto, però rimane Moana viva realmente, non nelle ipotesi, ma per quello che è riuscita a mantenere fino alla fine: una coerenza, una serenità, un modello di donna straordinaria che dovrebbe vivere anche nelle altre persone che prendono questa vita in un altro modo, in una maniera certamente ipocrita, che è quello che non era assolutamente Moana. Bene, Riccardo, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento. Io ringrazio pure Fantauzzi, che comunque ce la sta mettendo tutta, e spero che abbia ragione. No, io spero che con questa puntata in qualche modo abbiamo dato un piccolo aiuto, abbiamo magari introdotto un'altra piccola goccia, appunto, in un oceano, e per che possa arrivare a scoprire la verità, e poi soprattutto a far sì che Moana possa riposare in pace, ecco, la figura, cioè il ricordo di Moana sia limpido e estraneo a qualsiasi tipo di mistero, di titubanza. Insomma, ecco, questo è forse la cosa più importante, la cosa che, il messaggio che vorrei lanciare a te, a noi tutti e ai nostri radioascoltatori. Bene, grazie mille di nuovo, Riccardo, per l'intervento. Grazie. Di nuovo, grazie a Riccardo Schicchi. Torniamo ancora in studio, siamo veramente negli ultimi minuti, perciò facciamo adesso una piccola conclusione. Io volevo sentire Loredana, che effettivamente, ammetto, è stato molto veemente.